Assolutamente no, assolutamente no. In atto poi sono molto giovani, poi abbiamo tutto un sistema di triage, proprio di valutazione di tutti quelli che sbarcheranno, e quindi c'è anche la possibilità di poter fare interventi in loco e anche una funzione di possibile intervento specialistico laddove servissero. Ma la situazione è assolutamente ottimale rispetto a quelli che sono i classici viaggi degli immigrati. Quali sono i primi interventi? Quelli di ordine sanitario innanzitutto, a tutela dei migranti, a tutela anche degli operatori, di coloro che hanno i primi contatti con queste persone. Poi ci sono i controlli di polizia, come potete vedere, come state assistendo in diretta, sono procedure molto veloci, rese tali dalla grande professionalità e dalla presenza molto qualificata di coloro che per l'aspetto sanitario e per l'aspetto appunto dei controlli stanno operando qui al porto. Le operazioni stanno avendo un andamento celere, già i primi migranti sono saliti sui pullman e a brevissimo comincerà il trasferimento verso appunto le strutture che li accoglieranno. Qual è la risposta del Comune di Palermo? Io credo che sia la risposta di una città che è una città delle culture, dell'accoglienza, riferimento di una terra come la Sicilia, che è terra di accoglienza, e qui c'è una collaborazione istituzionale che è veramente esemplare della conferma di questa cultura dell'accoglienza. È evidente che testimoniare cultura dell'accoglienza deve accompagnarsi a una denuncia forte nei confronti degli egoismi dell'Europa e delle sue contabilità che non fanno onore al dramma umano di queste persone che stiamo accogliendo con grande serenità ma anche con grande efficienza. Ma vorrei esprimere un grazie e un apprezzamento al comandante, all'equipaggio della King Julius, della Mediterranean Shipping Company, che ha ospitato e salvato i migranti portandoli in sicurezza nel porto di Palermo.